Amici di Mind, siamo all'Innovation Mind di BlackBerry e stiamo vedendo il BlackBerry Playbook. Leggiamo su questo display apposito che è stato messo da BlackBerry che il tablet ha un processore dual core da 1 GHz, 1 GB di RAM, uno schermo LCD da 7 pollici con definizione 1024x600 pixel. Una fotocamera frontale da 3 megapixel che registra video in HD e una fotocamera posteriore da 5 megapixel che registra anch'essa video in HD. Ha una crystal clear video che rende i colori più brillanti, riproduce i formati H264, MPEG e i soliti. Adesso vediamo il terminale. Allora, andiamo sulle immagini per vedere un attimo la fluidità. Andiamo un attimo sulle immagini per vedere la fluidità del tablet. Possiamo vedere come il pinch to zoom sia immediato, ovviamente il processore dual core favorisce tutto ciò. È davvero una bella esperienza, molto veloce. Poi sono belle anche le gesture per tornare al menu, come ad esempio trascinare in alto. Siamo nella musica. Abbiamo tutti i brani, gli artisti, gli album, è diviso in categorie, diciamo. Sempre con questo gesto si torna all'interfaccia iniziale, se abbassiamo troviamo le caratteristiche del tablet, tra cui l'ID a cui è connesso, abbiamo la modalità aeroplano, wifi a cui credo adesso sia connesso, gli aggiornamenti del software, il bluetooth, che penso sia una connettività completa. BlackBerry Bridge, che è la connessione tra il tablet e il telefono BlackBerry, ovviamente. T-Ring Internet fa anche da hotspot. Lo schermo, come risparmiare batteria, se è collegato o no in carica, eccetera. HDMI per la connessione al televisore. Suoni, non c'è bisogno neanche di dirlo. L'audio boost auricolare per migliorare il suono in cuffia. Abbiamo un generale dove ci permette di mettere in modalità lo schermo, memoria condivisione, protezione, lingua, tastiera, data e ora sono le solite cose che troviamo sempre in tutti i terminali. Andiamo a vedere un po' meglio il terminale, apriamo la fotocamera, adesso vi faccio vedere il monitor, potete vedere la qualità è buona. Grazie alla fotocamera, facciamo una foto. Adesso lasciamo aperta la fotocamera appositamente, aspettate che torno, aspettate un attimo. Come potete vedere, se la fotocamera rimane attiva anche in multitasking. Beh, è carina questa funzione che gli altri produttori non hanno ancora implementato, cioè la capacità di tenere in multitasking realmente effettivamente un'applicazione. Abbiamo il browser che andiamo a vedere, aspettate che riblocco il terminale. Ovviamente siamo indirizzati sulla pagina BlackBerry. Questo è in flash. Gira decisamente bene, direi. Possiamo farvi vedere le funzionalità, non lo so, andiamo su YouTube per vedere la velocità. Ovviamente a Bing per la collaborazione che ha con Microsoft RIM, e come vedete il caricamento è immediato, anche durante il caricamento è molto veloce. Abbiamo l'Apple World che è il centro applicazioni di RIM BlackBerry, video che scopriamo adesso assieme perché non l'avevo ancora visto, dove ci tiene tutti i video registrati, caricati, eccetera. Video chat che è per chattare con altri playbook, presumo, YouTube l'applicazione, altre applicazioni state abbiamo Bing Maps. Praticamente Microsoft ha dato in licenza a RIM, è un po' quello che troviamo sui moderni Windows Phone.
come potete vedere la fluidità è ottima, vediamo se ci localizza. Non ci, ma siamo al chiuso, quindi reputavo difficile che ce la facesse. Meteo, un'applicazione che troviamo in tutti i dispositivi ormai con il meteo delle varie città. Adesso qua abbiamo Dubai, qua abbiamo le cose che ho fatto vedere prima. Adesso andiamo su il resto, ma come potete vedere sono solo aggregatori alla fine, sono le applicazioni che abbiamo. Se vogliamo vedere come gira un gioco, proviamo un Need for Speed Undercover ottimizzato per BlackBerry ovviamente. Guardate che bel badge che ci hanno dato all'entrata. Adesso sono un po' una mezza pippa in questi giochi, però è tanto per farvi vedere la qualità grafica del dispositivo, che comunque sotto sta mantenendo il multitasking, fotocamera e tutte le applicazioni che abbiamo aperto in precedenza, che non è poco. La grafica è ai livelli degli altri dispositivi per ora, sembra più definita, ma può essere data dal monitor che, essendo più piccolo, garantisce una migliore prestanza. Vediamo la fluidità del gioco. Il gioco è molto fluido. L'accelerometro funziona benissimo, ovviamente. È buono. Guardate che riblocco il dispositivo. Come vedete, ha tenuto però aperte tutte queste applicazioni, che non è roba da poco. Beh, che dire, nulla di più. Il dispositivo risulta fluido, bello, comodo da utilizzare. Qua abbiamo le applicazioni che ovviamente possiamo usare con BlackBerry, cellulare però collegato al dispositivo, perché se no alcune funzioni tipo le note non possiamo averle. Abbiamo un'applicazione Hotmail che ci indirizza solo sul sito Hotmail per leggere le mail, ma non è nulla di eclatante. Abbiamo Document to Go che ci fa leggere docs XLS, PPT, Adobe Reader ovviamente, Gmail che penso faccia la stessa cosa di Hotmail, infatti ci apre una pagina con Gmail. Beh, l'integrazione delle mail non sembrerebbe eclatante, però diciamo che tutto sommato il dispositivo un bel 7 se lo meriterebbe per fluidità e cioè, d'amiento è tutto. Vi salutiamo, Claudio Fradale, Lorenzo Terzi.